Certamente la situazione, soprattutto contingente, non ci può far pensare a quella sostenibilità che potevamo valutare qualche mese fa o solo l'anno scorso. Io credo che mai come oggi ci vada buon senso, equilibrio e giudizio per cercare di mettere insieme e in equilibrio quello che è una sostenibilità ambientale, climatica, ma anche dell'uomo che quell'ambiente, quel territorio ci deve vivere, ci deve produrre e deve economicamente riuscire a rendere produttivo la sua attività. La sfida e l'opportunità comunque è molto importante, e questo tavolo organizzato da Agrion è certamente un tavolo di confronto tecnico che potrà dare delle impressioni, suggestioni e vie d'uscita per trasferire quello che è una situazione analizzata da chi questa materia la conosce, la vive e l'affronta ogni giorno, a noi che dobbiamo in qualche modo essere quegli strumenti che in ambito legislativo riusciamo a declinarli in misure che possano andare incontro a quella che è tutto il mondo agricolo in un territorio come il nostro, quello della Granda, quello del Piemonte, che sicuramente è un'eccellenza, un orgoglio nazionale e che dobbiamo assolutamente tutelare, difendere, promuovere, supportare, sostenere e far transitare in un futuro che è anche determinato da quello che è l'innovazione e la ricerca, che potrà sicuramente dare una mano. Agrion rappresenta quella cerniera di produzione, un passato che si trasferisce al futuro con questi nuovi strumenti di tecnologia e innovazione che in qualche modo attraverso Agrion possono portare a delle soluzioni e delle risposte che possano ancora più ottimizzare quella che è l'attività agricola, con un prodotto sempre più ambientalmente compatibile grazie a quegli strumenti che sono la tecnologia.